Siamo con mister Antonio Conte, mister, sesta vittoria consecutiva in trasferta in campionato, un segnale importante che lanciamo alla Serie A e non solo, ma soprattutto lanciamo anche carattere e prestazione, viste entrambe questa sera contro un Bologna che ha fatto la sua partita. Sì, assolutamente, sappiamo della difficoltà della partita perché il Bologna è un'ottima squadra che fa dell'intensità, della pressione sul portatore di palla, fanno le loro armi. Non era facile, invece io penso che siamo stati molto bravi, abbiamo creato diverse occasioni per fare gol. Ricordo grandi parate da parte del portiere del Bologna, non ricordo parate da parte di Handanovic, salva risultato, a parte quel gol che abbiamo preso sotto gol, su deviazione da parte di De Vrij. Detto questo, grande dimostrazione, ecco, di maturità, secondo me, da parte della squadra. Non ha mai perso il filo del gioco, non abbiamo mai perso l'idea. Ci abbiamo sempre creduto, alla fine siamo stati ripagati con due gol, però ripeto, penso una vittoria meritatissima contro una signora squadra come il Bologna. Ciao Antonio, buonasera. Ciao. Ovviamente complimenti per la vittoria, non era semplice perché giustamente hai detto tu, avete trovato una squadra che sa stare bene in campo, una squadra difficile da affrontare. Direi che è una dimostrazione di temperamento, di carattere, di determinazione, di convinzione, sono tante le cose se vogliamo, però credo che il tuo segnale sul finire della partita, dove la sostituzione che hai fatto, hai deciso di lasciare in campo le due punte e aggiungendo poi Politano, sia stata una scelta che ti ha portato, in quel momento credo tu pensassi di poterla vincere quella partita perché avevi la sensazione che la squadra stesse ancora bene, fosse ben lucida e consapevole di quello che doveva fare. Sì, direttore, spero che ci rifletta un pochettino, ci pensi. Perfetto, va bene. Ciao. Giusto per contestualizzare, sta parlando con Sandro Sabatini. Sì, infatti. Walter. Io penso che il segnale che abbiamo mandato dalla panchina e che ho mandato con le sostituzioni era molto chiaro. Era un segnale che ho mandato prima di tutto ai miei calciatori, era quello di vincere la partita, e anche il segnale che abbiamo mandato indirettamente ai calciatori del Bologna, perché alla fine abbiamo finito con due. Con i due attaccanti, perché abbiamo centrocampista, abbiamo messo praticamente due ali, perché Candreva non dimentichiamo che è un esterno offensivo, Politano un altro esterno offensivo, e ripeto, c'è stata una grande risposta da parte di tutti. Sono molto contento, così come sono molto contento nel vedere che l'Inter inizia comunque a dare un po' di fastidio, ecco, quindi rispetto a prima. Mister, buonasera. Ti chiedo anche una considerazione su Lukaku, perché i numeri di Lukaku adesso cominciano ad essere veramente importanti. Sono 9 gol in 11 partite in campionato. Sappiamo che è un attaccante che tu hai voluto fortissimamente, ma oggi anche una grandissima prova di personalità, perché quel pallone al 90esimo quanto pesa? 20 kg. Lui alla fine però con personalità va a prendersela, quindi insomma adesso Lukaku sembra davvero inserito al 100% nel tuo contesto e nel mondo Inter. Sì, io preferisco comunque sottolineare un fatto che deve essere molto chiaro: non è che io voglio fortemente un calciatore, io penso che per ogni decisione la condividiamo con i dirigenti, con il presidente, quindi quando arriva un calciatore all'Inter, perché siamo tutti convinti e tutti quanti ci prendiamo i meriti o eventualmente dei meriti se prendiamo qualche giocatore che magari si può rivelare un flop. Quindi ripeto, io voglio che sia molto chiara una cosa, che noi siamo un'unica cosa, ecco, non è che c'è spesso leggo Conte vuole quest'altro, io non voglio nessuno, io mi confronto quotidianamente, settimanalmente con i dirigenti, col club, col presidente, si fanno delle valutazioni, quando si prende una decisione di portare un giocatore lo si fa perché tutti quanti
e vogliamo questo, non solo perché l'allenatore io posso dare delle indicazioni, però ci deve essere sempre la convinzione da parte del club, dei dirigenti, per prendere un giocatore. Questo lo voglio dire, perché mi dà fastidio quando si creano due situazioni in cui io dicono che Conte vuole Vidal, Rakitic, Maradona, Neymar, non è così, ripeto, non è così, perché facciamo delle votazioni attente, ne discutiamo sempre, tutti quanti ci prendiamo le responsabilità, ci prendiamo i meriti e ci prendiamo i demeriti. Questo ho sempre lavorato così e mi piace lavorare così. Detto questo, Lukaku, però ecco, al di là di Lukaku mi piace parlare oggi di Lautaro, della grande partita che ha fatto in coppia con Romelu. Romelu ha fatto due gol, ma grandissima prestazione anche da parte di Lautaro. Due attaccanti che giocano per la squadra, sia in fase offensiva che in fase difensiva, stanno affinando sempre di più questa intesa tra di loro. Dobbiamo continuare, stiamo parlando di due ragazzi, uno di 22 anni e un altro di 26, quindi stiamo parlando di due giocatori che possono stare all'Inter per altri 10 anni, e quindi possono solo crescere e fare ancora meglio. Grazie mister. Grazie a voi, buona serata.